Fare la prima suonata è un onore. Sì, come tradizione la fa chi, l'associazione che organizza il raduno. Sempre, ogni volta l'associazione suona sul campanile più importante e dà l'apertura a tutti gli altri concerti per il paese. Perché l'evento che si svolge ai piedi di questo campanile qual è? È il Raduno Nazionale dei Campanari, che viene svolto ogni anno organizzato da una situazione diversa. Quest'anno abbiamo deciso noi di farlo in questo piccolo paese. È la prima volta che viene fatto in Piemonte e anche l'ultima. Ancora? Prima, quinta, settima. Thank you.
visto che avete proprio gli spartiti, no? Gli spartiti. Praticamente il nostro spartito musicale sono tutti numeri, dove ogni campana corrisponde al numero e la sua nota praticamente. Esatto. Per dare i tempi, il direttore che dà i tempi, allora, quale nota deve essere più veloce, quale deve essere più lenta? Solitamente sono i suonatori che si danno il tempo sincronizzando dalla campana più piccola alla campana maggiore. Il maestro deve solo dare delle direttive sulla tempistica, che sia sempre di cadenza uguale su tutti. Ogni campanaro deve essere abituato ad avere una... tipo chi fa la terza campana fa sempre la terza, o ci si... Diciamo che ci sono persone adatte a fare il jolly, quindi può suonare dalla campana più piccola alla campana maggiore, che non ci sono problemi. Altri invece sono abituati sempre sulla stessa nota, sulla stessa propria campana, quindi devono rimanere sul stesso numero, se no vanno in confusione e non si trovano. Perché naturalmente poi più le campane sono grandi, più cambiano i tempi. Esatto, Poi qui le campane, ho visto che comunque non le guardate voi. Non dovete guardarle. La prima fase di chi vuole intraprendere l'arte è di tenere la campana in equilibrio. Sapere tenere in equilibrio. I nostri occhi sono le mani. Esatto. Poi l'arte sta lì. Adesso noi facciamo la distesa a 4, il doppio a 4, e conta che noi di solito abbiamo 3 campane per campanile, quindi qua è un caso eccezionale. E il doppio consiste nel suonare a distesa le campane tutte e 3 in sincronia, in questo caso tutte e 4 in sincronia, quindi 1, 2, 3, 4. È un modo più complicato degli altri? No. A suo modo è complicato, ma comunque è diverso più che complicato dagli altri. Ognuno ha i suoi... un altro tipo di arte, da suonare la campana, perché loro devono tenere tempi, sincronizzare. In ogni tipo c'è ogni difficoltà diversa. Per noi è stata una sfida, sì, anche difficile, perché organizziamo in pochi, non siamo una grossa associazione come quella di Verona, noi siamo in una decina che lavoriamo. E, è stato complicato pensare a tutto, organizzare tutto, specialmente in un paese che, data la sua grandezza, non dispone di tante cose. Quindi anche procurare il materiale, le transenne, tutte queste cose qui, abbiamo dovuto pensare tutto noi. E, è tutta una sfida così, una guerra. Una guerra? Ma di solito le campane suonano per la pace piuttosto, no? Questa è una guerra di pace, no? Thank you.
Hai tante figlie qui in giro, no? Un sacco. Su campanili, su... Sì. Guarda, Bombaruzzo è un po'... Abbiamo cominciato con quelle sul campanile, infatti. Della Maddalena. E poi col festival così, ce ne sono tanti in giro così. Infatti. Allora, sta andando bene la festa? Tu c'eri già anche ieri, naturalmente. C'ero anche ieri e ho soltanto sentito parlare bene, quindi credo che siano tutti veramente, veramente felici. Poi con le cantine vicine ai Castelli di Campania penso sia sì. Una abbinata perfetta per il raduno. Infatti. Io? Ma vediamoti all'opera, se sei addetto ai baci devi dare dei baci anche. Ma li vendo. Ah, li vendi? Sì. Sei così prezioso che se vogliono un bacio da te certo. Devono pagarti. Certo. Mannaggia. Gallina. Così faccio anche un po' di pubblicità. Qui sono gli amaretti tipici di Monbaruzzo, eh? Non ho mangiato già uno perché me l'hanno dato a okay. Il campanare, essendo io anche campanaro. Siamo grazie. 4 etti classici fatti apposta per il campanaro, viene ecco, infatti. Assortito limone mandarino, c'è un lui è classico, viene 8, bacilli dama 3, questo un po' particolare, viene 8 e 10. Sono rimasto affascinato dalla cattedrale di Don Pierino. Oggi, per oggi è la cattedrale di Don Pierino, perché è veramente bella. Un applauso per l'Associazione dei Campanari. Come socio onorario potevo chiederlo, ecco, visto che ancora nessuno l'aveva chiesto. Allora mi permetto di chiederlo. È bello ritrovarsi tutti proprio per questo evento nazionale. Sappiamo che una delle definizioni,
me mi ricordo da ragazzino, che mi davano quando si sentiva la campana, si diceva che la campana era la voce di Dio. Ah, qui dalle vostre parti non si usava, Don Pierino lo ricorda, si usava anche qui, ecco, la voce di Dio. Allora, le campane oggi ci hanno richiamato qui per celebrare e benedire il Signore e lasciare che davvero, come il canto iniziale diceva, continui a guidare i nostri passi con tanta misericordia. Giugno 2015, in occasione del 55esimo raduno nazionale, abbiamo donato questa campana che è stata benedetta da Papa Francesco. L'abbiamo donata in segno di amicizia, di solidarietà e la testimonia dei nostri raduni. Noi la passiamo all'Associazione dei Suonatori di Campane del Monferrato. Trattatela bene, con cura, perché rappresenta l'impegno e la passione che noi investiamo ogni giorno per mantenere viva l'arte campanaria. Allora, a che punto siamo dalla festa? Dunque, c'è la messa solenne celebrata a Don Deiana, che è venuto apposta dal Colle Don Bosco a celebrare la messa per tutti voi, noi, e poi siamo a metà strada, se non piove arriviamo anche alla fine, poi si salta tutti i campanari iscritti alla manifestazione al pranzo in cantina con Baruzzo Tre Secoli, c'è Aviosi che vi porta in giro, fare un giro alla cantina Macario, poi ci sono i goldisti sotto il comune che vi portano nella fanga a vedere le colline e le vigne, poi cosa c'è? Musei. Poi c'è il museo delle campane che è nel teatro San Luigi, nella cartina è il numero 5, poi cosa c'è? Poi c'è la mostra del Papa che ci ha concesso questo fotografo, coreano. Queste campane qua? Sono del Mazzola, di Roberto. Ah, la porta. Ce le ha date per questa occasione per fare una piccola esposizione. C'è da notare che sono tutte campane destinate alla fusione perché sono rotte. Ah. Però lui le tiene per così, come ricordo. Quindi sono tutte antiche? Tutte antiche, sono date del 1869, uh-huh. Con varie storie, arrivano da vari paesi. Ce le ha date così per rappresentare questo mondo. Via. Qui c'è una piccola rappresentanza di tutta l'arte campanaria. Thank you.
dei pochi che è molto attento alle tradizioni del paese e dei paesi, molto attento alla storia, alla cultura, ci tiene. Se quel chiodo lì lo ha piantato 1300 anni fa una persona, tu lo vai a togliere, lui è quello che si incazza come una iena. Purtroppo lo tolgono. Questo fotografo coreano è venuto qui perché in Corea gli hanno detto vai su nel paese di Bergoglio e fai le foto del paese di Bergoglio, del suo mondo, e ha fatto un po' di fotografie. Quella è la camera originale dei tuoi genitori. Ah sì. Qui a 60 km. 40. Come si chiama il paese? Quella è la stalla della sua casa. Quindi originale. Il papà è nato? No. Il nonno. Il suo nonno. Ai suoi genitori. Ma anche il padre è andato via piccolo. Sì. Eh sì, e dopo sono partiti in Argentina. Lui è nato in Argentina. Il suo padre è nato in Argentina. Thank you.
Berli senti cante tutto gne gne. Berli senti cante tutto gne gne. Le la canzon besiarda la rintintu. Qui come speriamo che l'accoglienza di molti contramori sia stata buona. Noi ce l'abbiamo messa a scontare, l'associazione Campanaro, Nicoletta, Marco, tutti i loro collaboratori davvero hanno lottato con loro oltre l'ostacolo, perché pensare di fare in un piccolo paese come il nostro, seppure poi con l'amicizia, la vicinanza, l'aiuto di Fontanile e di tutti gli altri, era un'avventura direi quasi improponibile. Quando l'anno scorso sono venuti da me a dire vogliamo fare il raduno, io ho detto voi siete matti, da Verona passare a Monbarruzzo mi sembra una buona cosa. Abbiate potuto in questo soggiorno, che non è ancora finito, apprezzare quello che noi diciamo di avere come atu, come cose da spendere, la bellezza dei nostri luoghi, la bontà dei nostri prodotti e, consentitemelo di dire, anche la cordialità delle persone che ci vivono. Like you.
esatto della campana di Torrone è 9 960 grammi. Il vincitore è? Due parità, spacchiamo la campana allora, mezza campana. Sorteggiamo? Ah, sorteggiamo! Chi è il bimbo? Il nostro associato Matteo. Matteo, tu sappi che deciderai a chi andranno praticamente 10 kg di torrone. Ah, voglia! Certo, Matteo. Dalcin. Ah, vedi, hanno chiamato il tecnico delle campane per togliere sta roba. Guarda che destrezza nel sganciare la campana. Un bel posto. Attenzione, che greva. Da casa? Ma. Davanti a me questo signore si chiama Mario Benotto, che è il nostro, è un nostro associato, è l'unico serio dell'associazione che non ride perché mai, perché è un musicista davvero. Noi metà, io zero. Tu sei il maestro campanario, maestro però. Thank you.
E il più bello campanile da far suonare? Di Mombaguzza. Perché? Nostro. Abbiamo fatto nostro.